La differenza che ci unisce è questo lo slogan dei mondiali antirazzisti che hanno preso il via a Riace, il paese che è stato il simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione, poi finito nel vortice di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex sindaco lucano. Ma per i mondiali scendono in campo squadre multietniche. Allora ci colleghiamo in diretta da Riace, c'è per noi Emilia De Simone. A te, Sì, Emilia. un buongiorno da Riace sulla costa ionica calabrese. Sì, sono qua, buongiorno da Riace sulla costa ionica calabrese. La cittadina è nota alle cronache per essere città di accoglienza e proprio qui da ieri sono in corso i mondiali antirazzisti organizzati dal WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Circa 300 partecipanti, tra cui associazioni di migranti, cooperative sociali, tifoserie, ma anche semplici gruppi di amici. Siamo in compagnia di Carlo Balestri, ideatore proprio dell'iniziativa. È quasi una festa per i ragazzi che arrivano da quasi tutto il mondo. Sì, abbiamo invaso pacificamente la città di Riace perché abbiamo voluto portare in quella che è considerata in Italia e nel mondo comunque un luogo simbolo dell'accoglienza, abbiamo voluto portare il nostro modello, il modello sportivo che attraverso appunto lo sport cerca di integrare e fa sì che lo sport diventi strumento di accoglienza per tutti. Abbiamo squadre diverse, per cui ci sono anche molte realtà di rifugiati e richiedenti asilo. E oltre a un mondo anche molto variegato, molti vengono anche dal sud, dalla Sicilia, dalla Basilicata, dalla Puglia. Noi crediamo che attraverso lo sport, nel nostro piccolo, possiamo aiutare a far sì che il modello di convivenza e il laboratorio sociale, che insomma anche a Riace ha avuto un suo sviluppo, ecco, possa germogliare, possa crescere. Tanti gli incontri di vario genere per tutta la giornata fino al tramonto. Fino al tramonto, sì, stasera ci sarà anche un incontro interessante sullo sport dal basso, per cui come lo sport popolare può essere una modalità anche di impegno per lavorare nei quartieri delle città, nei luoghi periferici e coinvolgere le persone nelle differenze per arricchirsi l'uno con l'altro. Per cui lo sport diventa uno strumento sociale importante, importantissimo, soprattutto con i mondiali. Ali invece fa parte della squadra dello Sparo di Matera. Il Matera Calcio vi ha donato e regalato la propria maglietta per giocare oggi. Sì, siamo degli amici materani e anche i ragazzi che sono venuti da fuori come me. Siamo venuti a giocare con altri ragazzi, puzzare insieme, divertirci, sorridere insieme. Per noi è una cosa fondamentale, importante, incontrare altra gente, scambiare pensieri. E siamo veramente felici di stare qui oggi, soprattutto a Riace, che Mimmo Lucano ha fatto una cosa bellissima, sappiamolo, e siamo veramente felici per questo. Voi che arrivate in Italia con tanti sacrifici e difficoltà, lo sport cos'è per voi nella vostra vita? Lo sport, cioè tutto, è una cosa bellissima perché siamo insieme. Cioè io oggi guardando i ragazzi che giocavano, stavano correndo, ho pensato nella mia testa, ho detto, oh, cioè i ragazzi. Quando stavamo in Libia, per esempio, correvamo perché cioè, avevamo paura, ma oggi facendo il sport stiamo correndo senza, come si chiama, la paura. Bene, e da Riace è tutto, a voi la linea.